giovane giornalista che a me piace da morire, e sono contento quella volta che l'ho scoperto così. Dico, questo è un ragazzo con i cosiddetti finferri, li chiamo io, e che è Francesco Amodeo. Non ha alcun senso creare un'equazione del genere, oltretutto andando a riprendere personaggi che avete utilizzato quando serviva l'equazione Novax uguale estremisti, siete tornati dagli stessi personaggi quando vi serve l'equazione pro Putin uguale estremisti uguale Novax. Io davvero non ne riesco a capire da collega a collega il senso giornalistico di questa equazione. Quindi se tu dici che stanno creando armi biologiche vieni attaccato dai fact-checker, ma se dici che stanno custodendo pericolosi agenti patogeni che potrebbero essere utilizzati per fare armi biologiche, stai dicendo la verità, perché lo dico loro, ma cambiando l'ordine degli agenti il risultato non cambia, perché non sono forse che quegli agenti patogeni sono pericolosissimi e che potrebbero essere usati per armi biologiche, perché devono metterci le mani gli americani? Quindi la regia è la stessa, quella mondialista, quella globalista che ha preso in mano le redini del mondo e che ovviamente ha preso in mano le redini dell'Ucraina in funzione antirussa. Spieghiamo un attimo, sono dei potenti del mondo che si riuniscono una volta all'anno in un albergo di lusso. Tra questi uomini ci sono esponenti delle famiglie reali, esponenti delle più grandi multinazionali del mondo, governi, politici, dei governi, delle banche. Il MES, ci hanno fatto il fondo salvastati, ci sta mettendo in ginocchio queste cose. Le vogliamo raccontare? Dobbiamo dare 15 miliardi di euro per il MES e noi pensiamo all'auto blu. Perché buttiamo fumo negli occhi agli italiani? Perché non gli raccontiamo le vere cause della crisi? Denunciate piccoli sprechi, ma non dite agli italiani che sono stati truffati dal MES e dal fondo salvastati. La questione della spesa pubblica, io non capisco perché dobbiamo andare sempre a limitare la spesa, quindi quello che i cittadini ricevono, quando le accise ci costano 7 miliardi all'anno e ne paghiamo 80 miliardi alla finanza speculativa per gli interessi sul debito pubblico perché abbiamo rinunciato ad una sovranità monetaria. Bene, guardate che cosa propongono. Qualsiasi cosa pur di evitare la svalutazione della lira, bisogna attaccare salari e pensioni. Auspicano la crescita zero del numero dei dipendenti pubblici e cominciano i mantra del neoliberismo, rigore, stringere la cinghia, tutte le cose che ritroviamo oggi a distanza di 22 anni. Nessuno ci vorrebbero meno anti-italiani come lei, perché lei è assolutamente anti-italiano. Guardi, perché se difende la Germania, che è il paese che ha il più grande caso di corruzione al mondo, è della tedesca Siemens. I più grandi imbrogli sono stati fatti in Germania ultimamente, basti pensare alla questione del Dieselgate. La crisi dei popoli e la ricchezza delle banche, quindi serviva mettere uomini che rappresentavano queste lobby finanziarie, perché con l'entrata dell'Europa in crisi, la Banca Centrale Europea ha prestato 500 miliardi di euro all'1% alle banche. Il sistema bancario e quello dell'alta finanza sono gli unici due sistemi che hanno avuto tutto da guadagnare da questa crisi. Che ci troviamo in una vera e propria guerra del popolo contro i banchieri. Questa è la prima cosa della quale dobbiamo essere consapevoli. Io vorrei cominciare con questa slide perché questa è significativa. È il 1991, questo è il Corriere della Sera, dice Italia quarta potenza mondiale. Cioè l'Italia era la quarta potenza mondiale nel 1991. Sono passati 20 anni, 2011, fate presto, l'Italia sta fallendo. Allora noi dobbiamo metterci paura che possa entrare De Luca, che ci entrerà comunque con altri mezzi perché ha i numeri per farlo, qualsiasi alleanza lui faccia, e dobbiamo sbarrare la strada a personaggi come Amodeo, come Marco Mori, come persone che tu sai bene l'anima che ci hanno messo. Io questo non posso tollerare. Se ricordate quando pubblicarono l'organigramma del potere del PD in Rai,
la chiamavano Rai Dem, oggi la chiamano Rai Meloni, il piattino continua, il gioco delle parti, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo per prendere per i fondelli gli italiani. Il segretario di Stato americano Henry Kissinger, uomo potentissimo, convoca Maradona e gli fa arrivare una proposta di 100 milioni di dollari per un contratto per diventare il volto dei mondiali di USA 94. Maradona sta per firmare, ma si accorge che nel contratto è scritto che lui deve prendere le distanze da Fidel Castro e deve prendere la cittadinanza americana. Maradona strappa quel contratto e dice: io non prenderò mai le distanze da Fidel e dalla rivoluzione cubana. Da quel momento in poi finisce nel mirino ed Henry Kissinger, Maradona lo ritroverà nel direttivo di USA 94, ossia nei mondiali, dove lui è stato squalificato per quel cocktail a base di efedrina. Quindi noi dobbiamo stoppare il MES, dobbiamo stoppare le prossime rate, non possiamo dire che non abbiamo i soldi per salvare l'Ilva e 20.000 posti di lavoro e poi tra qualche mese magari daremo un'altra rata di miliardi di euro, quindi di milioni di euro al meccanismo europeo di stabilità. Questa. Chiedo di sospendere immediatamente quelli che sono le rate che stiamo versando per ricapitalizzare le banche dei paesi in difficoltà. Il meccanismo europeo di stabilità è stato firmato da un governo tecnico imposto che doveva semplicemente traghettare il paese verso elezioni democratiche, invece si è permesso di vincolare il nostro paese a dei tirannici trattati. La battaglia degli agricoltori contro l'Unione Europea è una battaglia che deve riguardare tutti.